Fermi, ho due domande, anzi una domanda e un suggerimento. La prima domanda è: Valpurgis, stai registrando? Chiedo no, l'aiuto del pubblico. Stare, per una volta. No, penso che secondo me sta registrando. Va bene, allora dico secondo me stai registrando. Altra domanda? Ho vinto qualche cosa. Vabbè, l'altro suggerimento invece per il nostro amico Obscur, che probabilmente era Valpurgis, non sta registrando, quindi è un suggerimento che cadrà sperso nel vuoto e buttato le perle ai porci. Quando Neverwinter ci mette, ti dà quell'impressione di metterci tipo 8 ore per caricarsi, semplicemente esci, killalo e riavvialo come se non ci fosse un domani. Proviamo. Perché quando ci mette le ore per caricarsi, di solito è perché sta leggermente sul cazzo, diciamo, tirando le ultime. Buonasera, Sempavor. Buonasera, par condio. Cioè, quindi, Valpurgis, volevo dire. Io sono Valpurgis, par condio, è richiesta di... Chi? Mi è arrivata una richiesta di amicizia. Sai, capita, questo è un gioco di ruolo online, so che sì, sono cose so a cui chi tu sia. Non... Si chiama ggatm.com, seldia, chiocciola, tware, questa qui è spam. Penso di aver rifiutato, ecco, sì. Bravo, mi sembra una cosa saggia. Magari ti volevo offrire del sesso a buon mercato, sai, non era una cosa bella. Magari non sarebbe stato neanche a buon mercato. Tra l'altro. Allora, abbiamo altre tre nuove quest, sono a livello 18, tra l'altro. Ho accettato l'impresa rapporti dal campo, giusto? Hai accettato rapporti dal campo, esattamente. Oh, speravo fosse rapporti sul campo, che era un po' tipo una orgia qui organizzata da Neverwinter, però anche rapporti dal campo, ti dirò. So che ti non sarebbe mi spiace. Piaciuto, ma purtroppo mi spiace. Il video deve pur sempre andare a finire su YouTube, ergo... Ah, YouTube, la simpatica notizia. Perché non li trovavo, no, dimmi. Hai sentito che la simpatica forse che notizia? YouTube acquista Twitch? Quella simpatica notizia. No, non l'ho sentita, dimmi, cosa sta per succedere? Succede quello che sta succedendo negli ultimi 15 anni a questa parte, che è meglio comprarsela una società concorrente piuttosto che fargli la guerra. Concetto la cosa, che è l'ennesimo spostamento di visitatori, di click, di gente. Esatto. Che ma sai, è l'ennesima buona idea che viene alla fine acquistata e da chi c'è, temo, soldi. Standardizzata da chi ha i soldi, perché alla fine sai. Sì. Beh, c'è da dire che in effetti la versione live di YouTube faceva abbastanza pietà, l'hangout. Ecco, è vero, sì, me lo ricordo, faceva veramente schifo, ma sì, proprio... Non era nulla di speciale. E Twitch, in effetti, io l'ho usato su Fanbit, su twitch.tv/fanbit, c'è il nostro canale Twitch dove ho fatto un paio di live, è 10.000 passi avanti rispetto a una qualsiasi altro strumento che tu possa inventarti, quindi... Pensa che adesso che passa su YouTube tornerà 10.000 passi indietro, quindi sarà al pari con la concorrenza. Probabilmente sì, diventerà il Bing della rete. Mamma mia. Ma dove cazzo stiamo andando, se stelline qua? Allora... Non lo so, io seguo te. Arpista ben informato. Perché hai scelto la missione più idiota del mondo. Perché... Praticamente, cioè, più data fino a un certo punto. Cioè, questo ci fa vedere che ci sono le storie fatte in casa. Esatto, bravissimo. Che è una delle cose belle di Neverwinter, che tu, utente medio, puoi scaricare il toolkit e sviluppare le tue storie. Questo è veramente uno dei punti di forza di questo gioco. Punto di forza che, peraltro, io ho utilizzato una o due volte, credo. Ottimo, possiamo anche proseguire a questo punto e andare avanti. È stata una bella passeggiata, sì. Una bella missione, bella interessante. Una bella cagata. Questa è questa, cosa alla fine, cosa servono? Cioè, boh, mi lasciano un po' perplesso. Perplesso? Più stupido che perplesso? Corro più del tuo cavallo, possibile. Non è vero, sono assolutamente davanti. Quindi una novità nella trama, dobbiamo... Seguire le stelline. Entrare nelle fogne. Pensa te, non l'avevamo ancora fatto stasera e effettivamente ne sentivo un po' la mancanza. Ti sentivi un po' indietro, eh? Abbastanza. Sai che comunque io spero vivamente che con il nuovo modulo, il quarto modulo che verrà introdotto, aggiungano anche una nuova classe, perché un po' se ne sente la mancanza, cioè vorrei qualche novità. Cioè, l'arciere, che è il personaggio che sto giocando ed è l'ultimo che è stato introdotto, è molto divertente.
però non so, manca qualcosa. Tu che sei esperto, tu che ne sai a mazzi e a smuzzi di giochi di ruolo, che classe mancherà mai in Neverwinter? Manca un healer. Chi? Un healer. Il guaritore. No, in realtà c'è. In realtà c'è. Non lo usa nessuno perché è presente che in Neverwinter ci sono gli aiutanti, come il tuo parcondio, ecco. Praticamente il 95% dei giocatori, come primo compagno o accompagnatore, non sceglie un escort, ma bensì ovviamente un healer, e da questo deriva che ben pochi giocatori decidano di giocare quel tipo di personaggio. Però esiste. I ramarri celestiali. No, fa anche magia. Occhio alla trappola, vaffanculo. Stavo dicendo. è anche platform questo gioco. Non è che sei finito. Sto schivando le torri, girando a destra e a sinistra per evitare le trappole. È veramente difficilissimo schivare quelle mattonelle. Attento a queste, che ce ne sono tre. Dove? Qui. Aspetta, è questo qua. Ah, bravo, non l'avevo visto. Grazie per averlo sottolineato. Non so, io vedrei bene la prostituta come nuova classe, per farla breve. Potrebbe avere il suo cazzo di perché la prostituta. Che salendo di livello, all'inizio non so, sei una zoccola da strada, salendo di livello diventi proprio una escort, non nel senso dell'automobile, e poi arrivi al livello 60 e vabbè, non scendiamo in dettagli macabri. Beh, e poi dire scendiamo, no, non è il caso. Sicuramente avrebbe sempre delle ginocchiere questo personaggio. Esatto, a tal proposito ho appena trovato gli stivali del taglialegna. Ecco, buoni per metterci giù in ginocchio. E non vanno d'accordo con la nuova classe zoccola. Zoccola, ma ci sta però, a me piace un sacco. No, ma noi amici all'ascolto, vi sarete resi conto che noi stiamo sparando cazzate dall'inizio del video, ma non per il gusto di sparare cazzate. Beh, in parte ti gratuita. Dirò, in parte ti dirò anche per quello. No, adesso non volevo dire questo. No, stiamo sparando cazzate giusto per farvi capire quanto il grado di sfida di questo gioco non sia ancora come piace a noi. Latita. Così è se vi pare. Di domani non v'è certezza. Sti cazzi. Cosa? Vedete, amici, Neverwinter è talmente facile che Valpurgis si lascia anche andare a queste dotte citazioni. Hai visto che roba? Declamandole a memoria. Hai visto, ecco, se roba. Anche voi. Guarda, no, c'è un boss, non volevo dirtelo. Beh, però è morto. Non mi sembra molto. Penso che abbia preferito suicidarsi, ma dai, piuttosto ma che. Dai, ma perché? Piuttosto ma che, perché? Che farsi colpire, penso si sia suicidato. Ah, vediamo. Se c'è qualcosa di nuovo, c'è un idolo spezzato. Vabbè. Ci sono i gioielli di Grace. C'è un'armatura che non mi serve. A casa mia, qua dice che quello equipaggiato è il migliore. Quindi mi spiace, ma. Sì, poi c'è un bel forziere. Che però devo comprare delle chiavi vere. Cioè, le chiavi con soldi veri. Abili per e veloci. Aprirlo. Abili e veloci. Via. Senza perdere tempo, e beviamoci sta tazzurella de tè. Di caffè, perché sai, per giocare a un gioco così impegnativo fino a tardi, cazzo, ce ne vuole. Perché poi sai cosa mi fa arrabbiare? Che quando amici d'ascolto, quando andate a vedere i video che abbiamo registrato per quello che riguarda player versus player, ovvero squadre di 5 giocatori, ovviamente di 5 classi diverse contro squadre di 5 giocatori, è anche divertente, cioè si assiste a delle competizioni mica da ridere. Sì. Però è vero, diciamocelo, ricordiamo, Neverwinter è free to play, cioè noi non dobbiamo pagare niente per giocare a questo gioco. Quindi ci sta che il giocatore non venga frustrato. O frustato. Esatto, e venga spinto a continuare. Perché dobbiamo rientrare ancora nelle fogne? Me lo stavo chiedendo anch'io. Dobbiamo andare dal nostro amico sergente. Ah, è qua. Questa è fatta. Dici? Dobbiamo presentare al sergente adesso. In effetti ha un po' delle occhiaie molto prominenti, che secondo me è fatta. Una cosa che mi fa veramente girare le scatole. Che io corro più del tuo cavallo. Quando scatti rischi di sorpassarmi. Così? Ah, quasi. Una cosa che non capisco. Ecco, spiega come fa un guerriero pesantemente, sottolineo pesantemente incazzato, tra l'altro anche tarchiato mica da ridere, come il tuo personaggio, a correre così velocemente. Il guerriero, brazzato.
Vabbè, vabbè, ha senso, ha senso. Ha senso, sì. Ah, questo è il ciccino, che ti dà delle missioni giornaliere. Ah, sì? Sì, praticamente sono delle missioni che ti permettono di accumulare i diamanti astrali che ti servono per fare spesa dalla Villander Wille Ilmarin. Questa, però, Bazar Fantastico è fantastica. Vieni a vederti il Bazar Fantastico. È abbastanza notevole, direi. Notevole, sì, la signorina. Quanto cazzo siamo nerd. Ma è possibile sparare? A parte che, non so se lo sai, che mese è questo. No. Maggio è il mese della masturbazione. Ma va? Sì, l'ho scoperto stamattina alla radio. Bene, ragazzi, amici all'ascolto, è stato un bel video, una bella avventura in Neverwinter. Ma acquistatevi degli occhiali nuovi, perché... Ma con Dio, aprimi il pacco che è kit religione. Dai, dai! Pensa prima di dirle certe cose. E l'ho pensata bene, mi sembra che sia venuta anche ottima, tra l'altro. Esattamente quello che tenevo, pensa un po'.